Una tifosa super doc, cerchiamo di vedere con te il bicchiere mezzo pieno, è un po' dura. No, perché no? I ragazzi comunque, vabbè, mezza squadra era infortunata. C'è stato un fallo su Khalil che non ce l'ha neanche fischiato e non ha giocato per, penso, 20 minuti. Loro erano più veloci, nessuno ha niente da ridire su questo. Però voi trovatemi un arbitro che faccia veramente l'arbitro e io ve lo pago quanto pesa. Ma come mai questi arbitraggi qui? Non lo Anche so, l'ultima volta con Varese, con dicono Palermo. sempre che al nord danno per risparmiare arbitri del nord, al sud li danno al sud, a noi capitano sempre arbitri del sud che secondo me ci danneggiano. Poi, ovvio, noi ci siamo mangiati due gol sotto la porta, ce li siamo mangiati, però l'arbitraggio non mi è piaciuto. C'era anche un fallo su Pavoletti, secondo me. Prima gli ha tirato il pantaloncino, poi la maglia. L'ho visto io dalla tribuna, non l'hanno visto quattro arbitri in campo. No, non ci credo. Senti, adesso dobbiamo parlare di questa famigerata salvezza, un passo falso, però la salvezza, Non ci auguriamo. credo. No, no, io ci credo nella salvezza. Ci credete voi donne? No, ci credo. Abbiamo tutte le qualità. Ripeto, mezza squadra era infortunata. E poi comunque ci hanno sbattuto fuori Zecco perché ce l'hanno acciaccato. Neto è stato acciaccato, pure lui. Khalil ha giocato, non ha giocato, Khalil è rimasto in campo. Ma se avete fatto caso, non si muoveva. Allora mi chiedo, possibile tre uomini infortunati e non c'è stato un arbitro? Cioè, uno dei quattro uomini lì in campo che ha visto il fallo al quale è stato fatto al nostro giocatore? Cioè, mi sembrano delle cose assurde. Per me sono inverosimili. A noi fischiavano di tutto. Bene, allora facciamo una cosa, rivediamoci dopo la partita di No, mi Crotone. vado a rivedere la partita a Partita. casa anche per vedere se c'è. Ah, anche lì mi è venuto il dubbio. Il secondo calcio d'angolo che poi il fenomeno del Bari ha segnato, c'era? Perché a me c'era il secondo, l'hanno buttata fuori veramente i nostri? Sì, a me sembra di sì, c'è No, stata lì c'era la. un'incomplicità forse anche un po' del portiere, forse anche, però poi Bressan si è rivalso con due parate Sì, stratosferiche, no, insomma. San Bressan sì, anche oggi. Infatti dico, la squadra secondo me c'è. Ok, siamo con il gruppo dei tifosi del Varese, e tifosi che seguono il Varese dappertutto. Voi eravate giù alla Juve Stabia, l'avete visto prima di oggi. Parlo con te che sei il capo. Il capo, cosa è successo oggi secondo te? Secondo me qualcosa non è andata nella formazione, mi spiace dirlo, ma oggi Sottile delle colpe, devo essere onesto. Come l'abbiamo sempre difeso, oggi il ragazzino forte andava messo in campo sicuramente. Poi bisogna dare fiducia anche a Spendhofer, non vedo il motivo di perdere una pedina come Corti a centrocampo, spostarlo terzino, quando abbiamo altre soluzioni, poteva giocare Trevisan. Terzino, Spendhofer centrale, a metà campo tranquillamente Blase e Corti e guadagnavamo qualcosa in più. E poi forte serviva, perché abbiamo perso subito, se Neto non era in condizioni di giocare dall'inizio, è stato tenuto anche in panchina, non era il caso di rischiarlo, assolutamente. Io ho l'impressione che siano più partite il Varese sia più forte nella fase offensiva di trasferta che quella casalinga. Cosa dici? Perché quando deve costruire gioco è quel problema che c'è da tutto l'anno, che non c'è un regista. Si fissano con Zecchini di farlo giocare in quel ruolo, ma lui lì fa fatica. Fa fatica perché ha tre uomini contro, sempre che lo curano, lo sanno che la palla passa sempre da lui. Invece quando gioca sulla fascia ha più spazio. Secondo me oggi doveva partire con Zecchini sulla fascia e Damonte che aiutava Blasi. Perché Blasi ha corso per tre, ma era sempre da solo e loro avevano. Perché loro era un 3-4-3 mascherato, perché 4-3-3 perché giocavano in 5 a metà campo quando difendevano. Loro sono venuti qua per non prendere, per cercare di fare le ripartenze e hanno ottenuto quello che volevano. Noi sulle fasce siamo mancati, Odu si è fatto male e secondo me oggi sono stati sbagliati anche i cambi. Alcune colpe le ha anche Sottil. Poi oh, capita, oh, come anche il cambio di Bielanovic non l'ho capito, perché facevamo fatica, ma non per il giocatore in se stesso, facevamo fatica già a aprirli, avremmo avuto bisogno di un giocatore veloce. Cioè, sto ragazzino secondo me bisogna dargli più fiducia, forte, quando ti manca Odo è l'unico che può saltarti l'uomo. Questa è la mia idea, poi una giornata no, ci sta. Parlava il tuo collega, tuo amico di Blasi, un Blasi rinato, un Blasi che fa per quattro, però non basta. Sì, quello è vero, non è che solo Blasi al centrocampo, ci dovrebbe esserci qualche ragazzo in centrocampo ad aiutare, non solo quando magari metti Damonte, anche Damonte non è proprio una che può coprire dietro, roba del genere, potrebbe tentare su Vandercoffe oppure anche su Coso, su
qualche altro ragazzo, e poi forte deve giocare. Una partita così doveva giocare un ragazzino che spingeva sulla fascia piuttosto di cosa. Quando esce Udumadi, ha tentato, che sapevi che era già rotto Neto, ha rischiato Neto, e quello che è, noi siamo stati costretti già a perdere due uomini in una sostituzione solo. Allora tu, Livio, con la tua passione biancorossa sei presente anche a Crotone? Sicuramente, le facciamo tutte, noi ci siamo. Noi ringraziamo, ne approfitto per ringraziare Morandi Viaggi, che ci dà una grossa mano, perché senza di loro tante cose, tante trasferte non potremmo fare. E la nostra Stefania, la cara Stefania. Stefania, sì, ecco. E anche il papà di Stefania soprattutto. Ecco. Una cosa, questa salvezza allora passa ancora da Crotone, insomma. No, penso anche in casa, abbiamo tante possibilità, perché anche dietro mi sembra che Novara abbia perso, sì. Però bisogna dare più fiducia ai giovani. E poi io non riesco a capire una cosa, una squadra come il Bari, prima di tutto gli arbitri che vengono qua, vedi Palermo, vedi oggi, proprio non ci, in casalinga non ci tutelano per niente. Una squadra come il Bari, fallita, piena di debiti, questa e quella viene ancora aiutata, se questo è il calcio... È uno schifo. Ecco, anche prima si è parlato una tifosa biancorossa di questo arbitraggio, un arbitraggio che insomma da qualche parte ha fatto acqua. Diciamo che nelle ultime tre partite hanno lasciato molto a desiderare, poi vabbè, noi siamo tifosi, sempre diamo tutto, però sicuramente nell'atteggiamento della gestione della partita, i falli uguali, da una parte li fischi, dall'altra no. Non è che magari adesso, non so, c'era forse il sospetto di un rigore, ma diciamo proprio nella gestione della partita c'è un atteggiamento che sembra sfavorevole al Varese. Sembra, cioè, Pavoletti ogni volta che tocca è sempre fallo, quando alla parte opposta viene concesso di più alla punta avversaria. Non so, questa è la nostra impressione, sulle rimesse, sulle piccole cose. Sembra proprio che ci sia una gestione sulle piccole cose che innervosisce un po' anche la nostra squadra. Poi oggi... E secondo me, rispetto alle ultime partite, sembrava che mancava un po' anche la gamba. Il fatto che sia uscito subito Udumadi, speriamo che l'infortunio sia leggero, ha complicato molto? Penso di sì, perché sulla fascia, dopo che è uscito lui, quella fascia lì con Khalil, che si è messo lui a posto il coso, non abbiamo più visto un'azione. Si spingeva tutto dalla parte di Fiammozzi e quella parte dove c'era Udumadi è sparita. Per quello che io dico sempre che era meglio il ragazzino che il coso, perché almeno era uno che spingeva sulla fascia e poi qualche volta va dentro e tira. Invece non c'è una sostituzione, che quando è uscito, per dire, Udumadi, che faccia una sostituzione giusta. Sì, mi ha messo coso, però per me non era da mettere Neto, perché per me era da mettere o il ragazzino o qualcuno che spingeva sulla fascia, mentre penso che sulla fascia siamo stati penalizzati di brutto. Sì, io penso la stessa cosa. Con te voglio parlare non della partita, perché sarebbero cose già dette e ridette con altri, invece i tifosi della passione biancorossa ti hanno ringraziato per quello che tu realmente fai, tu e tuo papà, per loro. Vuoi dircelo cosa fai? Semplicemente faccio ciò che ci dice il cuore, nel senso che cerchiamo di venirci incontro l'un l'altro, siamo sempre disponibili. Quando vengono nei nostri uffici noi li accogliamo con grande gioia e affetto, e ripeto, quando ci si deve venire incontro lo dimostriamo concretamente. Insomma, sono momenti un po' difficili, tante volte non sono tanti, e quindi quando magari non riescono anche a raccogliere le cifre dovute, vediamo di venire incontro. Facciamo dei piccoli regalini, ma se lo meritano. Ecco, dobbiamo dire che i tuoi uffici, di dove sono, Morandi Tour... Ah sì, ne approfitto, siamo a Varese, vicino al Tribunale, in via Dandolo, anzi vi aspettiamo, e per i tifosi del Varese assolutamente degli sconti super speciali, venite. Adesso con Crotone cosa organizzate? Questo pullman che va giù? Sì, assolutamente, sempre con il club Passione Brancorossa organizziamo il pullman che va, si va a vedere la partita e poi dopo si rientra. Tutte le trasferte sempre vengono organizzate. Vogliamo mettere un portafortuna una volta su questo? Perché secondo me un po' di fortuna Varese la deve avere nelle giornate future. Quindi
auguriamo, anzi un in bocca al lupo, porteremo un aereino Morandi Tour, che è un portafortuna che noi abbiamo in ufficio, e giochiamoci questa nuova cosa, l'aereino Morandi Tour insieme ai tifosi, e vediamo se davvero arriverà più fortuna, ecco, ne abbiamo bisogno. Ecco, la prossima volta con l'aereino tu lo porti anche allo stadio, così facciamo un'intervista con l'aereino del Morandi Tour. Va bene, allora arriverò con l'aereino. Ciao a tutti. Luciano, arbitraggio, partita andata male o colpa di Bressan? Ma colpa di... per me la partita è stata determinata dall'episodio, dalla sostituzione di... ha sbagliato la sostituzione, secondo me, perché lì doveva mettere o Forte, o perché giocava nello stesso ruolo di Odu, oppure spostava Zecchin sulla fascia e rinforzava il centrocampo, perché loro andavano come i razzi loro. L'infortunio di Odu ha cambiato la partita. Purtroppo l'allenatore l'ha vista in quella maniera lì, mettendo dentro Neto, che per me lì è stata sbagliata la sostituzione, secondo me. Anche l'arbitraggio qualcosa si è fatto desiderare, insomma, qualche fallo. Ma sì, ma quelle cose fanno parte del gioco. Lì è stato determinante, secondo me, la sostituzione quella. Perché o metti Forte che giocava al posto di tipo Odu, e o Zecchin, che anche lui sulla faglia, rinforzi il centrocampo, perché loro correvano, e Zecchin oggi non ha fatto una gran partita, si è visto subito. Certi giocatori non hanno dato, secondo me, quello... Però avevi di fronte un Bari che correva. Merito anche l'altra squadra. Ci rivediamo dopo Crotone qua a Varese. Sì, alla prossima. Alla prossima. Commentiamo i risultati di questa giornata, dove il Varese purtroppo ha perso con il Bari 1-0. Le altre cosa hanno fatto? Avellino-Brescia 0-1, pareggio a reti bianche tra Crotone e Carpi per 0-0, Pescara-Cittadella 1-1, Modena vincente 4-2 contro la Juve Stabia, Latina vincitore per 4-1 contro il Novara, il Palermo passa Trapani per 1-0, Empoli batte Ternana 1-0 e infine Siena vince contro Lanciano per 1-0. Diciamo che a questo punto è ancora tutto da giocare, insomma, nulla è perso, dobbiamo fare le ultime partite come se fossero le ultime finali. Sì, sarà anche decisiva, penso, giovedì a Crotone, trasferta difficile e ostica, però penso mancano ancora 3-4 punti per l'aritmetica salvezza. In teoria sarebbe arrivare a 50, adesso siamo a 43, oggi è un'occasione da sfruttare, secondo me. Anche la sfortuna ci ha penalizzati con gli infortuni dei vari giocatori, però penso che è rimasto tutto inalterato. Alla fine bisogna ancora prendere 4-5 punti per essere totalmente tranquilli di salvarsi. Ecco, abbiamo dietro comunque squadre che ormai sono, parlo di Juve Stabia eccetera, che ormai sono condannate, e credo che il Varese dovrebbe riuscire a farcela. Un Bari che sembra con fallimenti vari eccetera, ma un Bari che ha dato l'anima. Sì, tra l'altro adesso in settimana ci sarà l'asta per vedere chi rileverà la proprietà, però oggi abbiamo stato giocatori di qualità, Galano, lo stesso Defendi in mezzo al campo, Ciaudone. Penso che abbia meritato oggi comunque il Bari, come anche occasioni create, si è imposto meglio, e poi anche giocatori che hanno saputo trovare la giocata giusta per portare a casa 3 punti, adesso li rilancia comunque in corsa playoff, perché adesso non è tanto il distacco che li separa dalle altre pretendenti. Ecco, questo Crotone come lo vedi? Trasferta dura, già il campo è ostico di per sé, poi la squadra è mezzo infortunata, col morale un po' sottoterra dopo questa sconfitta. Crotone che è determinata a puntare in alto anche adesso per i playoff, secondo me direi tirare fuori l'orgoglio, il carattere, e anche un punto a Crotone è un punto per cui fare la firma. Grazie mille.